intervenga la polizia. Ti chiedo personalmente oggi di andare a denunciare insieme con la nostra trasmissione quello che abbiamo visto questa mattina. Buongiorno e ben ritrovati con Storie Italiane. Molti di voi ricorderanno una vicenda di cui ci siamo occupati tanto, questo giro di prostituzione minorile sul lungomare di Mondragone. Bene, ci sono delle novità, ci sono stati 3 arresti. Andiamo subito con il nostro Vittorio Introcaso a Mondragone in diretta. Vittorio, cos'è accaduto? Eleonora, buongiorno, buongiorno a tutti voi. Siamo a Mondragone, questo che vedete è Parco Carducci, poi ne parleremo perché è un luogo simbolo, siamo a 2 passi dal lungomare. Quest'estate, i primi di agosto, sono state arrestate dopo varie indagini della polizia 3 persone, una residente in provincia di Latina, a Formia, e altre 2 agli arresti domiciliari. Quella di Formia è stata portata addirittura in carcere. Perché? Perché la polizia, i carabinieri e una lunga indagine dei carabinieri ha scoperto che questi uomini andavano con ragazzi minorenni, quindi ci sarebbero anche delle prove documentate di questo, per cui ci sarà un processo. Intanto queste persone sono state denunciate, per cui quello che abbiamo visto, quello che abbiamo fatto l'anno scorso ha prodotto dei risultati. È vero che i carabinieri avevano iniziato un mese prima a seguire queste persone, insomma una prima parte di questa inchiesta sta portando avanti, però non è tutto, nel senso che ci saranno anche altre situazioni che nei prossimi mesi avremo. Molto probabilmente questi ragazzi che venivano adescati sul lungomare di Mondragone poi andavano con queste persone adulti in, diciamo così, in delle residenze turistico-alberghiere, per cui molto probabilmente ci saranno delle denunce anche per i proprietari che affittavano le stanze. E questo è un primo punto. L'altro punto è questo: è stata una nostra battaglia, avevamo avuto rassicurazione che le cose qui potevano cambiare e invece no. È un luogo, come vedrete anche nel servizio, dove molto spesso vengono ragazzini, stanno qui sotto i 15 anni. Vi faccio vedere le condizioni di questo posto, perché siamo al centro di Mondragone. Tra questi ragazzini ci sono molte persone, molti bambini che sono di origine bulgara. Qui c'è una grossa comunità di persone a Mondragone che vengono dalla Bulgaria per lavorare nei campi, ma a quanto pare, a quanto abbiamo potuto riscontrare l'anno scorso e quest'anno, molti di loro non mandano i bambini a scuola, che passano il tempo qui. Questo doveva essere un parco, le case sono proprio qui attaccate, siamo proprio nel centro di Mondragone, lo abbiamo fatto vedere l'anno scorso, ma qui purtroppo questi ragazzini vivono per strada. Ci sono fenomeni, abbiamo il servizio, ma poi ne parleremo anche le persone. Esatto. Tu mi racconti tutto, sì, questo. Però vi voglio fare vedere come stiamo messi. Posso? Tu mi stai raccontando tutto questo perché sei stato lì da 2-3 giorni e puoi certificare attraverso, diciamo, la tua esperienza e la tua testimonianza da giornalista quello che stai raccontando in questo momento? O sono state cose che ti sono state riferite? Qui, noi abbiamo i video anche di questi ragazzini che in orario scolastico stanno per strada, vivono qua, si drogano. Arrivano delle macchine, poi abbiamo le testimonianze delle persone che ciò raccontano, vengono caricati, si mettono dall'altra parte e vanno a finire sul lungomare, che è proprio alle spalle di queste case che vedete. Qui avevamo avuto rassicurazioni che sarebbe cambiato tutto, avevamo portato un comitato di cittadini, invece la condizione di questo posto è ancora questa, vedete i materassi buttati lì, questo doveva essere un parco per bambini, ci sono ancora gli scivoli, i giochi e tutto il resto, invece da quando siamo venuti qui, quasi un anno fa, le cose non sono cambiate, ci hanno detto che all'inizio è stato un po' pulito, poi le cose sono rimaste allo stesso tempo. Secondo punto, il lungomare di Mondragone, è lì che noi abbiamo fatto una diretta e abbiamo visto un ragazzo giovanissimo che entrava in macchina con un uomo. Sapevamo che questi ragazzi sono di origine nordafricana, molto probabilmente vengono da case famiglie perché sono figli di immigrati, ragazzi che sono venuti
dall'altra parte del Mediterraneo e purtroppo passavano le loro serate sul lungomare a prostituirsi. Questa è la parola che dobbiamo utilizzare. Noi ieri sera ci siamo tornati e purtroppo la situazione non è cambiata. Abbiamo visto ragazzi molto giovani avvicinarsi a macchine di uomini adulti da soli, abbiamo visto prendere degli appuntamenti e abbiamo documentato tutto. Quello che voglio far vedere anche qui è questo, perché oltre al fatto che i ragazzi stanno da soli, e già questo è gravissimo perché i ragazzi a quest'ora dovrebbero stare a scuola, invece stiamo parlando di bambini che stanno per le vie di Mondragone e non vanno a scuola. Guardate qua, ora le siringhe per una questione di correttezza non ve le mostro, però ci sono tutti i residui di bottiglie rotte e a quanto pare viene utilizzato anche il crack, ma qui stiamo parlando di gente che ha 15, 16 anni. Insomma, allora il signore non vuole essere inquadrato, lei abita qui. Mi conferma, che cosa vede qua? Ci sono ragazzi che prendono appuntamenti con degli adulti minorenni. Ragazzi minorenni? Minorenni, sì. Età più o meno? Dai 12, 13, 15 anni più o meno. E niente, vengono qua, li adescano e se li portano non so dove e li fanno prostituire praticamente, per quello che abbiamo capito. E niente, poi ci lei li vede, passano le giornate qui? Sì, passano mattina, le giornate. Mattina, pomeriggio e sera, stanno sempre qua. Voi avete chiesto l'intervento alle istituzioni, no? Avete denunciato da tanto tempo questa situazione, a parte il degrado e l'abbandono di questo posto? Che... Sì, abbiamo denunciato, però fino ad oggi... I risultati sono questi. Sì, i risultati sono questi qua. Quindi lei mi conferma che qui, vedete, ragazzini, arrivano gli adulti qua con le macchine. Con le macchine. Lì prendono appuntamento e se ne vanno, se li portano. Non allora, so dove, ma se li portano. Eleonora, grazie. Non è il solo. Ieri... Abbiamo parlato con tantissime altre persone. E le forze dell'ordine loro fanno il loro lavoro. Sappiamo che ci sono stati 3 arresti in base all'inchiesta che è stata fatta l'anno scorso, però molto probabilmente non è servito perché c'è ancora molto molto da fare. E quello che non capiamo è perché un'area pubblica di questo tipo, che è nata per essere destinata ai bambini, è diventata un po' il simbolo non soltanto del degrado ma della sofferenza dei bambini, perché come vi ho fatto vedere quella panchina, noi abbiamo delle immagini, non ve le possiamo montare perché sono piccoli, che stanno lì in pieno giorno, giocano a carte, ci hanno raccontato che a volte litigano, bevono, ci sono delle risse, spaccano le bottiglie. E poi, come avete sentito, e non è il solo a avercelo riferito, perché abitano qua queste persone qui e quindi da quei balconi vedono che cosa succede, molto spesso hanno filmato pure, e in pratica questi ragazzini vivono in strada, fanno una vita di strada, passano delle macchine qui. Vi faccio vedere un'altra cosa, perché scusa, ma tu hai chiesto agli assistenti, scusami Vittorio, tu che stai là ormai, perché adesso noi siamo arrivati lì da 3-4 giorni, ma comunque tu quel territorio lì lo hai raccontato per un anno nella nostra edizione scorsa. Ma gli assistenti sociali, cioè tutte le istituzioni che tutelano l'infanzia, cosa rispondono? Non intervengono in una situazione di questo genere, così grave? Intervengono spesso, molto probabilmente. Io non voglio entrare in polemica con nessuno, voglio raccontare i fatti e quello che ci stanno raccontando e come ce lo stanno raccontando, naturalmente filtrato anche dalla nostra attenzione. Ve le stiamo mostrando, molto probabilmente, non lo so, non saranno sufficienti, certo, però un intervento massiccio dovrebbe esserci. La prima domanda è: perché non avete rimesso a posto questo parco? Perché non l'avete chiuso? Perché non è presenziato? Perché è pieno di immondizie? Perché i ragazzi stanno qui? Questa è la domanda che ci stiamo ponendo. È chiaro, l'anno scorso l'abbiamo detto, avevamo avuto determinate rassicurazioni, abbiamo portato un comitato di persone qui a parlare e hanno chiesto, appello alle istituzioni, di risolvere il problema. Entrare nelle dinamiche, se questi ragazzi sono tantissimi. Il problema è anche un altro, Eleonora. Noi non sappiamo quanti sono le persone di origine bulgara che vengono qui a lavorare. Non c'è un vero e proprio censimento. Non sappiamo quanto sono i bambini. Oggi la cosa che faremo, andremo nelle scuole a parlare con i presidi, cercheremo anche gli assistenti sociali. Insomma, la situazione è abbastanza difficile.
E devo dire, siamo anche un po' rammaricati, perché allora, questa è stata anche una nostra battaglia e pensavamo che le cose potessero migliorare. Allora, invece, come avete sentito, come state vedendo, no. Vediamo che cosa hai girato ieri, poi so che ti devi spostare perché mi devi raccontare in base a da dove guardano, no? Cioè in base ai palazzi dove arrivano tante immagini di giorno e di notte degli abitanti che stanno lì proprio nei palazzi che sono alle spalle del nostro Vittorio Introcaso. Allora, vediamo che cosa hai ripreso ieri e lo mandiamo in onda in questo momento. Regia, grazie. Ultimamente c'è stato anche un arresto, ma la cosa non finisce, no. Cioè, la cosa continua? Continua ancora. Lo avevamo denunciato in diretta a ottobre dell'anno scorso sul lungomare di Mondragone, giovanissimi stranieri in vendita per pochi spiccioli. A seguito di indagini condotte dai carabinieri, in agosto di quest'anno sono scattate le misure cautelari, identificate 3 persone. Gli incontri con i minorenni sarebbero stati documentati. Una persona residente in provincia di Latina sarebbe finita in carcere, mentre per altre 2 sarebbero scattati gli arresti domiciliari. L'accusa, abusi sessuali su minori. Ma noi a Mondragone ci siamo tornati e quello che abbiamo potuto constatare è questo. Ecco, quello che stiamo vedendo è una sorta di adescamento. Cioè il ragazzo è comparso dal nulla, ma stanno nascosti dietro le dune. Dammi il telefono, ti contattano, capito? Ecco, qui ci sta arrivando un altro ragazzo. Gli incontri avvengono in questo modo. Si danno una sorta di appuntamento, poi si separano. Il ragazzo va a piedi, l'uomo con la macchina invece va dietro questa struttura. Dopo pochi metri li ritroviamo insieme. Eccoli.